Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Shadow of Mordor. Il mio nome è come sempre qui 108 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per andare a caccia di Zog. Quindi viaggeremo rapidamente fino a qui e il bell'uomo che dobbiamo trovare è ovviamente lo Schwarzenegger dei... uno Schwarzenegger dei dei cosi, dei bu. Lui è ossessionato all'idea di diventare il più potente capitano dell'esercito di Sauron, quindi è vulnerabile a tutto. Mi sa che non è molto vulnerabile a attacchi a distanza perché ha uno scudo, però vabbè. Comunque andiamo al cancello nero per la brutta copia di Schwarzenegger per andare a prenderlo e farlo nostro. Un'erba che mi serve vicina. Cazzo è? Qual è la sfida di sopravvivenza? Beh, non lo so. Ah, è vero, però abbiamo una runa nuova per l'arco. La nuova runa per l'arco è questa. Signore dell'arco, mette la runa che ci metto l'argento. Grazie al cazzo. Ok. Ira degli Eldar. E poi la spada. Abbiamo delle rune nuove per la spada. Questa mentre danno il mischio del 15% ai livelli alti della serie di colpi. Ok. E queste qua invece abbiamo delle nuove rune per il pugnale, che però non sono granché. 40% di un colpo critico di quanto che il primo colpo di una serie di colpi concatenati. Tentate di recuperare 25 punti di salute quando succede un nemico facendogli esplodere la testa. Va bene. Ah, i potenziamenti, però abbiamo un punto potenziamento disponibile. La spallata è utile, se no c'è il prosciugamento furtivo che era utile, abbiamo detto. Abbiamo la freccia infuocata. Le frecce infuocate sono molto. Esplosione spettrale. Colpo di grazia spettrale. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la minaccia di morte. Metti una minaccia di morte contro il capitano in un interrogatorio. Minaccia di morte aumentano di molto la possibilità di far cadere una runa epica dai comandanti e aggiungono un problema quello di farla cadere dai capitani. Il tuo bersaglio avrà più potere e acquisirà una banda. Cosa vuol dire? Metti una minaccia di morte contro un capitano in un interrogatorio. Minacce di morte aumentano di molto la possibilità di far cadere una runa epica dai comandanti. Aggiungono la possibilità di farla cadere dai capitani. Vabbè, ho già il recupero. Credo di servire un colpo senza... Ah, questa è buona. Sarà essere di colpi a 8 a 5 per esecuzione. Questa è buonissima. Questa è ottima. Però direi che voglio provare questa, giusto per le rune. Quindi questa è figa. Questa sembra essere particolarmente figa. E quindi andremo a vedere un po' com'è. Qua abbiamo quello da spendere. E possiamo aumentare la concentrazione dei proiettili elfici. Ma siccome adesso il coso fa più danni, aumentiamo i proiettili elfici, no? Aumentiamo anche la concentrazione, sì, dai. Because hey, why not? Poi... le armi rune. Non le ho viste tutte le rune. Ah, questa. Probabilmente che io ero cucina la vita con le... No. Ok. Questo mi va meglio. Quindi, let's go. Corri. Corri, mio fedele Ramingo. Questa è la migliore fortezza di Udun. Siete fortunati ad essere al sicuro. Due mura. E adesso dobbiamo trovare il golosotto. Golosotto, merda. Sannamo, eh. Sannamo pesantemente. Ok. Dov'è il golosotto? Che non è un golosotto, ma va bene così. R. Hello! Zog. Il vigoroso. Yes, bersaglio trovato. Era vulnerabile a colpi furtivi, se non mi sbaglio. Però non voglio ucciderlo istantaneamente. Mi sa che è difficile però interrogarlo, perché lo uccidiamo istantaneamente più o meno. Se potessi scegliere tra essere un arciere o un cacciatore, preferirei il secondo. Le lance sono molto più cruente. Sì. E tu sei molto più morto. Quindi volete dire... Merda, perché ti sei girato là?
Quindi volete dirmi che se io faccio questo e gli sparo... Ah no, perché è vulnerabile. Ok, ups. Sono felice che ci siamo liberati del capitano. Era un inutile Shrak. Chiaro, altrimenti non sarebbe stato fatto a pezzi da un Karagor. Il suo rimpiazzo non sarà così debole. Era ora che ci capitasse un capo degno di nota qui. Hello! Yup, Zoglo è andato immediatamente. Assaggia l'acciaio. Assaggia questa. Ciao caro. Agghiacciate la rete 4.5 su cinema coach nel spazio testa. Va bene. Potere più 6, quindi Zog le andà. E ci va bene così. Ora dobbiamo andare da loro. Vadismo, dobbiamo invadere la sua imboscata. Quindi marchiamolo. No, non l'abbiamo marcato? No, vero? Vabbè, possiamo sempre andare qua e invadere la sua imboscata. Viaggiamo più veloci del vento. Molto più veloci del vento. Che il vento va alla velocità del vento e noi invece alla velocità di un ramingo in caduta libera. Ho sentito dire che da queste parti si aggira un ramingo. Cosa? Un ramingo? Ma occhi va aperti, allora. Catturiamolo. Ma cosa stai dicendo? Un ramingo da queste parti? Ma sei scemo? Oh mio Dio, siete veramente stupidi. Ok. Cazzo, quanto siete stupidi. Hai sentito? Troveremo altro da uccidere, tranquillo. Ok. È stato un assassinio. No, giù. 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 Lì. Su. Ok. Ho sentito. Imboscata. I capitani Uruk spesso scagliano attacchi a sorpresa contro i loro rivali. Il vincitore di questo assalto accrescerà il suo potere. Va di imboscata a prendere pure l'esercito di Sao. Ok. Quindi più potere per noi! Potere piccolo! Muoversi! Ci riposeremo alla partenza! Il falco infernale! Ecco l'imboscata. Allora. Fermi. Io voglio vedere... non armi, Rune. Cosa volevo dire? Ah, sì. Vedere i loro... punti forti e punti deboli. Coppie cazze furtivi. Ok. Invulnerabili e attacchi di distanza. Ok. E poi lui invece è vulnerabile a coppie cazze furtivi. Questo ci sta dando altro coppie cazze furtivi. Ok. Lui non può essere ucciso, sì. Bene. È ora di combattere. Dov'è la nostra preda però? Eccolo lì. But. Va bene. Muori, verme. Yep. Pensate chi l'ha ucciso, se n'è andato. Hello! Ciao But. È stato bellissimo. Me li faranno capitano. Sì. È aumentato di potere. Dov'è? Però dov'è Gorfel? Dovrebbe essere qua da qualche parte. No, non c'è. Va bene. Allora. Oh merda. Ok. Questi sono stati uccisi. Spero che se ne sia andato. Vorrei una giornata tranquilla. Ha!
poi andiamo di qua. E yep, uccidiamo anche lui. Sounds like a plan. Poi saltiamo qui. Saliamo qui sopra, giusto perché è la maniera più veloce per arrivare qui. Cerchiamo di scendere. Ok. E Ordalia. Gli Uruk devono dimostrare il loro valore nel sito della morte pubblica. Se non scappano, che ce l'hanno in portiere, invadi Ordalia e l'esercito di Sauron. Ok. Malmughi il bestione. Fantastico. Quindi, Malmughi. Non ho mai visto le budella di un Karagor. Liberatelo! Non l'hai mai viste? La sono pieni di Karagor qua. Allora, Malmug, cosa mi sai dire di te? Malmug, where are you? Dov'è? Malmug il bestione, eccolo qua. Ok, paura di bruciare. Ti ho usato quando brucia. Fantastico. Posso farti bruciare in qualche modo, Malmug? No. Finito, indosserò la tua pelle. Cos'è stato? Cos'è stato? Really? Wow! Minchia! L'ho ucciso! Oh mio Dio! È stato facile. Ora non comandi più. Aia. Merda però. Cazzo, mi fanno malissimo sti Karagor. Un Karagor. Via. Cattiva bestialina. Ah, merda. E B. Ora lo uccidiamo, così facciamo prima. Ok. No. Non provare a capitalizzare sul lavoro fatto dal Karagor, perché ti strumo la vita, cazzo. Era runa mia. Viaggiamo. Rush, amante di mezzomini. Di Tentor 92. Tentor, ti devo vendicare? Siamo a 12 minuti. Vendichiamo Tentor? Io vendicherei Tentor. Va bene, dai, vendichiamo Tentor. Muoviamoci. Prima andiamo a questa erba qua. Erbetta. Erba pipa, ovvio. Qualsiasi cosa raccolgo io è solo erba pipa. Io non raccolgo altro. Non perché non ho messo un segnalino per andare in sto posto. E lo sto facendo per te, Rastor, eh. Sappilo. Sii contento. Sto andando a difenderti. Perché non so se te lo meriti. Te lo meriti più di Mr. Twat Smasher. Avrò una promozione, sicuro. Quindi fareste bene a iniziare a rispettarmi e a darmi il grog che vi avanza. Un Karagor! Oh mio Dio! Oh cazzo! Credi di poter Gorrum, signore della lama! Eh no! Vi uccido entrambi e lo sapranno tutti! Ah sì? Io non volevo rubarti un cazzo! Hello! Ah! Yup! You are fucked! Non puoi farmi del male! Non fate! Nope! Spingetelo! Hello! Hello! Odio per la sconfitta, bene. Oh yeah, il signore delle lame è stato lamato del tutto. Mia. Lo vedo, è lì. Non c'è nessuno qui, lo giuro. Ok. Lo giusto a morire! Mano. E crepa.
Gesù. No. Sei morto sul serio? Ma sarà una caduta di 4 mm. Ok, andiamoci. Non di qua. Credo di aver sentito qualcosa. No, non hai sentito niente. Perché io me ne sto andando. Ok. Faida, vendica l'animato dentro di noi uccidendo Rush amante dei mezzomini. Non uccisioni una. Solo una volta l'ha ucciso, va bene, dai. Faida. Uccidi furtivamente il sangue. Dove cazzo è? Rush? Sei tu? È quello? Non ho capito, dov'è Rush? Come faccio a trovarlo? Perché non ho letto le cose? Ah, eccolo lì. Ciao Rush. Accot. Uso complicazione? Uso l'esplosione. Ok. È invulnerabile alla furtività. Perché devo ucciderlo in modo furtivo? Se è invulnerabile alla furtività. Hello. 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 Senza morte è andato a brutto. Per quello sono fatti così tanti schifo. Ok, scaliamo. Ciao. Wow. Amico o nemico? Questo Uruk è stato ucciso. Sì, anche questo. Pugnalerò al... Tu io, sì. Non ho proprio voglia di piantagrane. Minchia, sei brutto. In fretta. Ah, anche lui è bernoccoludo. Yeah! Devo accendere il segnale. Riprovaci, Vermel. Sei talmente inutile. Tu sei inutile. Bam. Hello. Vendicato. Nope. Cattivo Uruk. Se fosse il sangue. Ah, ma quello era il bernoccoluto. LOL. Mi ok. Ok, quindi non avevo trovato quello giusto. LOL. Quindi potevo ucciderlo con un furtivo. Sto lollando tantissimo. Eccolo lì. Lascia, mantenimento. Vulnerabile ai colpi di grazia furtivi. Ok. Perfetto. Odio carico, milione di attacchi stanza, uccidere i mostri, pezza cavalcamento, appostatore. Arma avvelenata, corridore veloce senza paura. Ok. Allora, iniziamo a uccidere tipo questa gente qua attorno. Che potrebbe essere un problema per me. Ok. Libertà! Grazie mille, Ramingo. Prego. Come cazzo faccio a chiamarlo? C'è qualcuno! Ok. Mi apposto qua. Poi lo riattiro. Hello! Yes! Era così facile! Perché? Grazie. Yes. Ehi, c'è un verme lì. Wait. Verme. Verme, verme. Verme, where are you? Verme, come here. Verme, please don't leave me alone.
Yop. Disarmiamolo. Grazie. Wow. Nice. Non mollare mai, Ramingo. Vieni qui. Interroghiamoti. Interroghiamo, interroghiamo. Minaccia di morte. Andiamo un po'. Ok. Ah. Quindi posso minacciare di morte dei capitani. Oh mio Dio, sì. Minacciamo di morte lui. Posso? No. Mi posso minacciare di morte tipo lui. Protetto da banda, ok. Quindi sarà più difficile ucciderlo. Ed è aumentato di potere. GG. Che figata. Ok. Va bene ragazzi, io direi che concludo qui questo video, si è già fatto lunghino. Io vi ricordo come sempre che il mio nome è QuitonoHate. Vado in un posto dove posso parlare. Vi ricordo come sempre che il mio nome è QuitonoHate. Condivisioni, mi piace e commenti aiutano tantissimo il canale, ma non sono totalmente necessari. Nel prossimo episodio andiamo da Ukbuk il ripudiato. E poi dopo ci occuperemo di Gorfel Tempesta di Sangue, che può essere ucciso istantaneamente con i colpi di grazia. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso